Tutto è curato nei minimi dettagli in questa edizione della Fondo Vredstein Città di Riccione, che appunto ha avuto, per quanto riguarda il percorso corto, un epilogo un po' diverso. Abbiamo visto in precedenza Corinne Biagioni, quindi Nicolas Foresi con papà Luigi, una famiglia di ciclisti. Lorena gareggia tra le donne elite ed era impegnata in quella giornata nella prova di Coppa del Mondo che si è disputata a Cittiglio. Intanto proseguiamo, torniamo sul percorso lungo che sta attraversando, che attraversa di fatto due province, quella di Rimini e quella di Pesaro e Urbino, quindi un percorso che si snoda tra Emilia-Romagna e Marche. Si prosegue con la situazione che di fatto è di gruppo compatto in queste frangenti di corsa. Dicevamo, intanto siamo a Saludecio, chilometro 33, 320 metri sul livello del mare per quanto riguarda queste fasi di corsa. Stiamo risalendo con la moto il gruppo e qui abbiamo già la dimensione di quanto sia frazionata la gara. Dopo un avvio che ha visto praticamente il gruppo compatto, ora arriviamo sulla testa della gara. Abbiamo visto in precedenza Ersilio Fantini, quindi Euprepio Calò della Fajarama, la Notte Bike, quindi il campione d'Europa. Insomma, quanto di meglio il mondo del ciclismo, di questo movimento, può offrire se dato appuntamento alla Fondo Vredstein. Grande spettacolo a Riccione e intanto siamo a Mondaino, 420 metri di altitudine sul livello del mare, 36 chilometri di gara percorsi. Vediamo la maglia del campione d'Europa controllare la situazione nelle prime posizioni del gruppo. Attenzione ad Uber Chris, che è uno dei corridori più in forma di questo momento, sarà uno dei favoriti. Attenzione anche a Fantini, attenzione ai portacolori della Melania OMM stile Modi. Intanto si prosegue, queste immagini vanno a confermare quanto dicevamo in precedenza, ed eccoci ora con un drappello che sta tentando di riportarsi sul gruppo di testa. Abbiamo riconosciuto la maglia del campione del mondo, la maglia di Vladimiro Descenzo, il capitano della Melania che fa parte di questo gruppetto, un Descenzo che sta pedalando anche abbastanza tranquillamente, drappello che sta per riportarsi sulla testa della gara fino a formare un gruppetto forte di una ventina di unità. Ma non è tutto, intanto con le immagini passiamo a Fontanelle con il ristoro, ma la corsa, la Fondo Vredstein, subisce ancora una svolta. Rimangono al comando in otto Uber Chris della Ciclico Paro Sintesi, Ersilio Fantini, Fabio Laghi e Damiano Margutti, ex professionista della MGKVIS, quindi Giuseppe Corsello della Gianluca Faenza Imer Team, Michele Cartocci della Cavallino, Davide Spiazzi dell'Anversani e Mauro Muraro della Wiener Mike. Sono questi gli otto battistrada e questa potrebbe essere l'azione decisiva, questa potrebbe essere l'azione che dà la svolta a questa edizione della Fondo Vredstein, con otto battistrada, un drappello ben assortito, un drappello da tenere particolarmente d'occhio. Mercato Vecchio, le immagini ci hanno mostrato il gruppo degli inseguitori che è proprio guidato da Vladimiro Descenzo. Come abbiamo detto, il portacolori della Melania faceva parte in precedenza di un drappello che stava per agganciarsi alla testa della corsa, non c'è stato nulla da fare. In questo gruppetto abbiamo riconosciuto anche Bertuole, Euprepio Calò, diciamo che sono un po' loro i grandi esclusi dall'azione decisiva. Proprio per questo Vladimiro Descenzo stazionando un lungo rapporto per cercare di riportarsi sulla testa. Intanto cambia la situazione anche al comando, giunge notizia di alcuni battistrada che stanno perdendo contatto dalla testa della corsa. Eccoci proprio con questa immagine che ci fa vedere appunto cinque atleti al comando. È cambiata quindi la situazione, rimangono in testa Uber Chris della Ciclico Paro, Ersilio Fantini, Fabio Laghi e Damiano Margutti, in netta superiorità numerica sono i portacolori della MG Kavis, Giuseppe Corsello della Gianluca Faenza Imer Team. Nulla da fare quindi per Spiazzi e Cartocci e Muraro, che hanno perso contatto
in precedenza dal drappello di testa. Quindi, come abbiamo detto, tre uomini dell'MGK Pavisa in netta superiorità numerica che potranno fare la differenza nelle fasi finali di questa edizione della Fondo Vredstein Città di Riccione, una Fondo Vredstein che sta per giungere alla conclusione. Intanto siamo sempre con i cinque uomini al comando, che ricordiamo essere Margutti, Laghi, Fantini, Corsello e Chris, che stanno pedalando nel tratto in salita in queste fasi di corsa. È proprio Corsello a fare l'andatura, Margutti chiude il drappello al comando, e in queste fasi di gara eccoci proprio con il passaggio del gruppo degli immediati inseguitori, che è segnalato ad una cinquantina di secondi, oscilla tra i 50 e i 55 secondi il ritardo del gruppo degli atleti alle spalle dei cinque uomini al comando. Un'azione che ha proposto nelle fasi iniziali Otto Battistrada. Vediamo intanto cosa sta accadendo in questo drappello. Sì, 55 i secondi che dividono gli inseguitori dal gruppo di testa. Diciamo che il vantaggio potrebbe essere incolmabile, anche perché cosa succede? Davanti troviamo alcuni ottimi protagonisti di questa parte di stagione, atleti che stanno attraversando un ottimo periodo di forma. Tre portacolori dell'MG Capavisa, oltre appunto alla presenza, come abbiamo detto, di Corsello e di Chris, tutta gente in palla in questo periodo, il gruppo sta faticando un po' ad organizzarsi alle loro spalle, il gruppo che è segnalato appunto a circa un minuto. Abbiamo visto la maglia del campione d'Europa, via tutti gli altri, si pedala in un tratto in discesa verso le fasi conclusive di questa bella edizione della Fondo Vredstein Città di Riccione, una giornata caratterizzata dal bel tempo, quella che appunto ha fatto da cornice a questa prova. Intanto stiamo proseguendo sempre con i cinque uomini al comando in queste fasi di corsa. Vediamo, è ottimo l'accordo, fino ad ora nessuno ha tentato di forzare l'andatura, tutti hanno interesse di arrivare alla conclusione. Per Chris e Corsello potrebbe essere preoccupante, giustamente, la presenza di tre portacolori della stessa squadra, dell'MGK Pavis. Vediamo intanto cosa accade all'inseguimento. C'è proprio il campione del mondo Vladimiro D'Ascenzo, il portacolori della Melania OMM, che azionando un lunghissimo rapporto in questo tratto in salita sta cercando di forzare l'andatura, ma forse è troppo tardi. Nonostante questo, D'Ascenzo insiste. Eccoci con questa immagine da terra che ci viene proposta dal nostro operatore Fabio Zappacenere, con l'ausilio del motociclista Renzo Pesaresi, operatore al traguardo e regista Christian Bomma. Si prosegue con il gruppo degli inseguitori. D'Ascenzo, guardate l'effetto dello scatto di D'Ascenzo che ha letteralmente frazionato il gruppo all'inseguimento. Località Monte Grimano Terme per quanto riguarda la testa della corsa in queste fasi di gara della Fondo Vredstein. Tra l'altro questa località di Natalia Giancarlo Bollini, che nel 1982 aveva fondato l'Erba Vita, e tra l'altro un'azienda molto nota, e appunto una località molto legata al mondo del ciclismo. Sempre cinque uomini al comando, 10 chilometri al traguardo, il vantaggio dei cinque Battistrada è aumentato a 1 minuto e 30 secondi. Ricordiamo nuovamente di chi si tratta: Corsello, che sta facendo l'andatura. Quindi abbiamo i portacolori dell'MGK Pavis, Margutti, eccolo lui, fino a un paio di stagioni fa ha gareggiato tra i professionisti nella massima categoria, con lui Laghi ed Ersilio Fantini, ottimi interpreti del movimento granfondistico, e Uber Chris della ciclico parosintesi. Vediamo ancora ottimo l'accordo tra questi Battistrada, logicamente in inferiorità numerica, Chris e Corsello. 5 chilometri alla conclusione, la maggior parte, diciamo, della conduzione di questa azione logicamente spetta ai portacolori dell'MGK Pavis, che ora logicamente, giocando sul fattore
numerico inizieranno ad attaccare per cercare di mettere in difficoltà gli altri. Nonostante questo, Corsello, lo vediamo, proprio incita gli altri a collaborare ed eventualmente ad andare a giocarsi allo sprint il successo in questa edizione della Fondo Vretstein. 3 chilometri alla conclusione, ancora i 5 battistrada, ora Corsello chiude il drappello di testa, abbiamo visto Chris in seconda posizione, quindi Margutti a fare l'andatura con un lungo rapporto, è un ferrarese Margutti, appunto protagonista delle scene del ciclismo dilettantistico, ha gareggiato anche in squadre professionistiche di primo piano ed ora è qui tra i protagonisti della Fondo Vretstein Città di Riccione. Ci stiamo avviando verso la conclusione di questa prova, come abbiamo detto in cabina di regia Valeriano Pesaresi con tanti appassionati, siamo ora all'ultimo chilometro, 1 chilometro alla conclusione, vediamo cosa sta accadendo. Parte in queste fasi Corsello, è il primo a tentare l'allungo, il drappello dei 5 è ancora compatto, Chris si volta per controllare, non ancora lanciato lo sprint, diciamo che nessuno si è ancora organizzato in vista del traguardo, c'è attesa sul rettilineo d'arrivo, 500 metri alla conclusione per conoscere il nome del vincitore della Fondo Vretstein Città di Riccione 2012. Vediamo Corsello a chiudere questo gruppetto, quindi tre portacolori della MGK Vis, Margutti, Laghi e Fantini. Ormai ci siamo, si svolta a destra per imboccare le ultime centinaia di metri di questa manifestazione. Vediamo cosa accade. Fantini, Laghi nelle prime posizioni, Chris in seconda, vediamo cosa sta accadendo. È lanciato lo sprint, c'è sul lato destro della strada Laghi, attenzione che tenta di stringere Chris che resiste, va a vincere, precede proprio Fantini e Laghi. Vittoria quindi per Uber Chris, che va a precedere proprio Fantini e Laghi. Un finale mozzafiato, quello appunto di questa edizione della Fondo Vretstein. Intanto tagliano il traguardo gli altri partecipanti. Come abbiamo detto, è stata una volata un po' strana, con abbiamo visto Fantini che ha sbandato leggermente, Chris è riuscito a resistere, ha dimostrato di avere sangue freddo, non ha cambiato la propria traiettoria, bravissimo veramente Chris, che così ha conquistato ancora una vittoria importante su un traguardo prestigioso, il traguardo di Riccione. Eccoci ancora con questo finale, vediamo come Chris riesca a resistere appunto a quella sbandata e a trionfare a braccia alzate. Chris che ha resistito appunto alla sbandata di Fantini, Chris che va a vincere la Fondo Vretstein Città di Riccione. Uber, eri da solo contro 3 ragazzi della MGK Vis, una vittoria bellissima. Sì, grazie, infatti per me anche gli ultimi 10 chilometri erano molto tesi e niente, mi è andata bene, era il gruppo vicino, allora avevamo un po' interesse anche di non fermarsi di tutto e ho cercato di controllare tutti perché